Buongiorno a Elisabetta Belloni, direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri e benvenuta a Decoder, la politica estera decifrata. Buongiorno. Oggi ci occupiamo di Afghanistan, le faccio vedere un servizio. L'attentato non cambierà la linea del governo sulla missione, conferma il ministro Frattini. La missione in Afghanistan resta per l'Italia una missione fondamentale che continuerà, una missione di pace in cui le nostre donne e i nostri uomini lavorano per la nostra sicurezza e per il bene del popolo afghano. Ecco, in questo servizio si faceva riferimento all'ennesimo lutto che purtroppo ha colpito il nostro contingente italiano in Afghanistan e quindi dimostra che la situazione sul terreno è molto complicata, però il ministro Frattini fa anche riferimento al fatto che noi continueremo a restare lì per assicurare sicurezza e pace. Infatti noi siamo impegnati anche sul fronte della ricostruzione civile. Lei è stata recentemente in missione in Afghanistan e vorrei che ci raccontasse da questo punto di vista sul fronte della ricostruzione civile come sta andando. La morte dei due militari italiani è particolarmente dolorosa per me, perché proprio pochi giorni fa mangiavo con loro, mi trovavo nelle loro strutture, proprio perché insieme questa componente di cooperazione sta diventando estremamente importante e soprattutto sempre più integrata con gli sforzi che nel suo complesso il nostro Paese sta facendo per la ricostruzione e la stabilizzazione del Paese. Questo nostro impegno di cooperazione è estremamente incisivo. Ho avuto modo di ricevere dalle più alte cariche dello Stato e della provincia anche di Herat la testimonianza e l'apprezzamento per quanto la cooperazione italiana e soprattutto i nostri cooperanti stanno facendo per la ricostruzione del Paese. I settori che ci vedono maggiormente impegnati sono l'agricoltura, la sanità. Abbiamo inaugurato 3 splendidi ospedali, fra l'altro di livello veramente europeo. Quello delle infrastrutture, per consentire al Paese anche di avere quelle basi sulle quali poi costruire le singole progettualità nei settori specifici. E poi naturalmente quello che noi in termini tecnico chiamiamo l'institution building, cioè quegli sforzi che il nostro Paese fa per dare al governo afghano, ai cittadini afghani, alle istituzioni afghane gli strumenti per poter marciare sulle proprie gambe, cioè per poter prendere in mano il processo di sviluppo. È un processo lungo che però ci ha permesso di fare registrare degli sforzi e soprattutto dei successi considerevoli. Ritiene che ci siano dei problemi ancora sul terreno di coordinamento tra gli sforzi militari e gli sforzi per la ricostruzione civile, oppure tutto viaggia in maniera liscia? Dire che tutto viaggia in maniera liscia credo che sia presuntuoso. Tutti i paesi hanno delle difficoltà nei terreni di crisi e nei terreni particolarmente complessi quale quello afghano. Quello che però noi abbiamo il dovere di fare è innanzitutto riconoscere i progressi e le cose che vanno bene. Vi è una sintonia, un'armonia e soprattutto una disponibilità a fare meglio che assolutamente io credo sia un punto di forza per l'Italia in Afghanistan. Forse io sono anche avvantaggiata da esperienze passate che mi permettono un dialogo particolarmente costruttivo con la componente militare, ma il semplice fatto che si lavori insieme e si cerchi soprattutto quotidianamente di inserire i nostri sforzi di ricostruzione civile in un contesto afghano, quindi di rispondenza alle esigenze del Paese, e si cerchi al tempo stesso di dialogare con i militari affinché da una parte naturalmente si promuovano quelle progettualità che servono anche ai militari per potersi inserire nel territorio, ma al tempo stesso stiamo cercando con i militari di far sì che queste loro progettualità siano inserite nei nostri programmi di sviluppo, perché la cooperazione ha il dovere e questo veramente è un compito del Ministero degli Esteri, di identificare quelli che sono i bisogni locali. Quindi noi stiamo con i militari cercando di identificare quelle attività che possono meglio integrarsi con le nostre e essere corrispondenti alle richieste afghane.
C'è un problema però anche di fondi in meno della cooperazione, questo non rischia di indebolire la nostra azione non soltanto in Afghanistan ma anche nei teatri in cui siamo impegnati? La crisi finanziaria internazionale tocca tutti i paesi, non solo l'Italia. L'Italia in questo contesto ha ridotto i fondi della cooperazione in maniera molto più drastica rispetto ad altri paesi, limitando naturalmente le nostre possibilità di essere particolarmente incisivi. Detto questo, l'Afghanistan, come sappiamo, rimane una priorità, quindi i fondi per l'Afghanistan, almeno finora, sono stati assicurati. Siamo fra i paesi non solo più impegnati in termini anche di disponibilità finanziaria, ma soprattutto abbiamo un record, direi, del tutto meritevole in termini di erogazione. Siamo stati cioè capaci poi effettivamente di fare con quanto abbiamo a disposizione. Naturalmente, se avessimo di più, potremmo fare ancora meglio. Grazie alla dottoressa Belloni. Possiamo spegnere il decoder.